Benvenuti a TGSA di venerdì 6 luglio. Sapri, i carabinieri sequestrano 53 villette e 112 persone deferite. 53 villette sequestrate e 112 persone deferite dall'autorità giudiziaria. E questo è l'epilogo dell'imponente operazione che dalle prime luci dell'alba di oggi sta vedendo impegnati i carabinieri della compagnia di Sapri. 112 avvisi di garanzia a firma del dottor Alfredo Greco, che ha materialmente diretto le indagini per il reato di lottizzazione abusiva, stanno per essere notificati ai relativi proprietari, progettisti, direttori dei lavori e responsabili delle ditte esecutrici dell'opera. Incidente d'auto a Capaccio, coinvolto il sindaco di Acropoli Franco Alfieri, illeso. Pauroso incidente ieri pomeriggio intorno alle 13:30 in località Linora a Capaccio, tra le auto coinvolte nello schianto anche quella di Franco Alfieri, sindaco di Acropoli. Due delle tre sono andate completamente distrutte, per fortuna risultano illesi i passeggeri. Per il primo cittadino della cittadina cilentana, solamente tantissima paura, ma nessun danno fisico. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri e i vigili urbani per cercare di conoscere la dinamica dell'incidente. Bellizzi, ritornano a casa le due bambine che si erano perse in centro. Nella giornata di mercoledì in Piazza Europa sono state trovate due bambine di nazionalità straniera, rispettivamente di 4 e 5 anni, che vagavano per la città senza una meta definitiva. Grazie all'operato del personale femminile dei vigili urbani è stato possibile il rintraccio delle minori e l'affidamento delle stesse alle rispettive famiglie, che vivono nell'entroterra bellizzese. Le donne sono state diffidate a vegliare sui propri figli e sono state anche segnalate all'autorità giudiziaria. Messa in sicurezza della Cilentana, Feola, al via il restyling dello svincolo di Policastro. Proseguono gli interventi di restyling della strada provinciale 430, meglio conosciuta come Cilentana. Lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici Marcello Feola, che dalla messa in sicurezza di questa arteria fondamentale per la parte meridionale della provincia ha fatto una priorità del proprio impegno, ripagato da un netto calo dell'incidentalità, certificato quest'anno dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Cirielli, sì alla privatizzazione dello scalo aeroportuale di Ponte Cagnano. Il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, nel corso della consueta intervista alla web TV della provincia, dice sì alla privatizzazione dello scalo aeroportuale di Ponte Cagnano. Annuncia la richiesta al presidente della regione, Stefano Caldoro, di nominare un commissario straordinario per la prosecuzione dei lavori del termovalorizzatore, ribadisce l'impegno finanziario della provincia per il CSTP ed anticipa un suo intervento presso il prefetto sulla vicenda del Corisa 4. Trasporti, Napoli, dal 9 luglio 6 ausiliari del traffico in costiera amalfitana. L'impegno della provincia di Salerno a favore della viabilità in costiera amalfitana continua, pur essendo competenza specifica dei comuni costieri, lo ha dichiarato l'assessore ai trasporti e alla mobilità Luigi Napoli. Agropoli, riconfermato l'attaccante Vincenzo Margiotta. L'Agropoli ha concluso con reciproca soddisfazione il rinnovo dell'accordo con l'attaccante Vincenzo Margiotta anche per la prossima stagione. L'attaccante, classe 1981, nell'ultimo campionato si è rivelato un autentico trascinatore, risultando con 13 reti, una sola sul rigore, uno degli elementi più determinanti della rosa. La Paganese prende Fernandez dal Siracusa. La Paganese ha definito l'ingaggio del centrale difensivo classe 78 Mariano Fernandez, ex Siracusa. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale con la società azzurro-stellata. Argentino, 33 anni, Fernandez ha vestito le casacche del Sorrento, del Gela e del Torino in Serie B nella stagione 2003, collezionando con gli Amaranto Piemontesi 28 presenze ed un gol. Lunga la militanza nei massimi campionati stranieri, argentino, spagnolo, portoghese, austriaco e rumeno. Sarnese, ingaggiato il difensore Lenci. La Sarnese per la stagione calcistica 2012-2013 ha ingaggiato il calciatore Francesco Lenci, classe 1993. Il difensore, proveniente dal Pomigliano, compagine con cui ha militato nella stagione 2010-2011 e 2011-2012, il neoacquisto della Sarnese andrà a rendere più corposo la schiera degli under a disposizione del tecnico Pirozzi e sarà a disposizione della formazione Granata al ritiro precampionato. Antica Pestum Teatro Classico. Secondo appuntamento con il Teatro Classico all'ombra dei templi di Pestum, venerdì e sabato con ingresso alle ore 21 nell'area archeologica di Pestum, dinanzi al Tempio di Poseidone, appuntamento con la compagnia del Giurlare in Troiane di Euripide per la regia di Andrea Carraro. Per approfondimenti e altre notizie consulta la relativa sezione su www.targatosa.it.